Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Innanzitutto scusate se non ho la telecamera attiva, ma attualmente sto a pezzi con la febbre, quindi vi evito lo spettacolo indegno. Per il resto, ragazzuoli, chi non se lo aspettava? Ormai è praticamente confermato lo Zenkai di Goku Ultra Istinto Purple. Perché dico questo? Perché la pagina ufficiale di Twitter di Dragon Ball Legends ha twittato questo indizio. Un nuovo Zenkai Awakening sta per arrivare. Certo, personaggio speciale con episode Universe Survival Saga. Ragazzuoli, ovviamente l'immagine, lo sfondo, i colori fanno ricordare subito Goku Ultra Istinto Viola. È vero che molta gente ha detto ok, Goku Ultra Istinto però è ranged, in questo momento come Viola abbiamo già Gokuza, però secondo me potrebbe darci ugualmente delle buone soddisfazioni. Innanzitutto andiamo a controllare il suo kit e vediamo cosa possono aggiungergli oppure modificargli. Va bene, anche a dirlo, le statistiche diventeranno molto più alte, arriverà sui 285-90 per le strike e le blast, anzi con art boost forse sfioreremo anche 300, e per le difese qui è un po' un'incognita, però io un 170-80 poi con le art boost non riesco ancora a regolarmi bene, secondo me gliele possono dare. Main ability, allora, questa penso che rimanga uguale perché comunque cancella gli attribu upgrades avversari, si recupera 30% di HP e 40 di ki per tirare l'ultimate. Non penso che ci siano grandi cambiamenti, a meno che non gli vogliono dare un anti-cover sulla main. Sarebbe davvero molto molto forte, ma parliamo comunque, ragazzuoli, di uno Zenkai LF del quinto anniversario, quindi a parer mio possono osare un pochino di più. Prima unique, 25% contro Fusion, forte contro Gogeta al momento, e magari un Vegeta la terza parte. Oppure questo 25% diventa generale e non solo per Fusion. 60%, 20 damage reduction, 50 ki e meno 5 al costo delle carte. Forse possono aumentare lievemente le percentuali del danno e del damage reduction, poi non so quanto vogliono dargli con le altre unique, però qui possono sicuramente aumentare qualcosina. Allora, qui sicuramente voglio dei cambiamenti. Perché? Noi prendiamo dei buff in base a quanto tempo è rimasto in campo il nostro Goku Ultra Istinto. Quindi per 3 counts abbiamo il ki di 30 e 20% di danno inflitto. Dopo 8 counts, ki di 30 e 30% di danno inflitto. Quindi se rimaniamo in campo per 8 timer counts con il Goku Ultra Istinto e comunque il gauge che ti aiuta a stallare, ricevi un 50% di danno in più. Il problema è che è cancellabile e si resetta post switch. Io qui mi aspetto qualcosa di non cancellabile. Magari non si resetta, fai passare 8 counts, ti prendi quei buff, fine. Perché nel 2023 avere il personaggio che deve sempre rientrare, rimanere in campo per staccarsi i buff, è un po' troppo limitante a parer mio. Poi, cover change su entrambi gli attacchi, magari passa da 2 a 3 oppure rimane così perché è molto molto forte. E poi purtroppo abbiamo la seconda unique che ci spiega solamente il gauge. È uscita, era qualcosa di nuovo, innovativo, spettacolare, ma adesso sappiamo che in realtà non è poi così forte il gauge di Goku Purple. Sì, per carità, ti fa prendere tempo, ti fa stallare, ma ti resetta la combo da zero, non puoi entrare appunto in priority, non è che fa danni come il Mui. È sicuramente bilanciato, ed avere un'intera unique solo per la spiegazione del suo gauge gli fa perdere tanto. Infatti mi aspetto altre due nuove unique belle pesanti e magari modi più semplici per far caricare questo gauge, per esempio non solo con la special move ma anche con la main ability, oppure quando tira le carte come il Mui con strike e blast. Andando avanti, strike e blast normalissime, per queste dico magari fanno come il Mui. Special move che fa danni e attenzione, ricarica il 50% di gauge, e penso che questa rimanga uguale. E la verde ad aria, allora purtroppo questa verde ha la brutta nomina di essere molto lenta, ed effettivamente è così, però non vuol dire che sia scarsa. È sempre una verde che ti dà priority sicura quando schivi una strike avversaria, e ovviamente puoi metterla in combo, puoi continuare, non è che il tuo avversario ti ferma. Comunque applica i seguenti effetti quando colpirà il nostro nemico: recupero del 10% di HP e 40 di ki, forse qua possono aumentare da 10 a 15 per esempio, 20% per 15 counts e l'incremento del cadro speed di 1. E qui, se vogliono fare le cose fatte bene,
Allora, o mettono un cardrone non cancellabile nelle prossime unique, oppure semplicemente lo mettono non cancellabile sulla verde, così da averlo per sempre, senza che deve per forza tirare una carta per fare combo più lunghe. E infine l'ultimate. Ragazzi, vi assicuro che questa carta fa ancora un sacco di male. E per quale motivo? 50% di ultimate damage, 100% di damage cut, quindi ignora totalmente le difese avversarie, e poi ha l'anti-endurance. Vi assicuro che post Zenkai questa sarà una cannonata. Come buff abbiamo Universe, God e Saiyan, purtroppo Blast appunto non essendo melee, e come Zenkai Bench mi aspetto per forza un Purple e Universe Double Saga per buffare Gokuza. Ora ragazzi, dopo che ho letto il kit e sinceramente ha un buon potenziale, devono semplicemente osare un pochino sulle due nuove unique. Passiamo alle lineup e ai team, perché ho visto molta gente scettica visto che lui è ranged. Concordo con voi, perché comunque l'essere ranged non aiuta, però ha delle potenzialità non da sottovalutare. Innanzitutto per essere FNK da MVP, sono entrambi ranged, e come terzo puoi metterci Gokuza Purple Purple Blue, oppure Hit, oppure Jiren, e fare un classico di Universe Rap. Ma secondo me la lineup più forte per questo personaggio sarà Purple Purple Red, con Gokuza, Gokui e come leader il nostro caro Hit. Pensateci ragazzi, Hit come red leader, poi due purple a coprire con lui che switcha in blu, magari per affrontare i vari Jiren o Kid, così non avere due purple ed essere shottati. Una bench full Saiyan per mettere Goku Super Saiyan 3 purple, Super Vegito, avere due Zenkai bench, e infine Bergamo Red che Zenkai bench a Hit ed HP a tutti. Team solido con tante Zenkai bench, il nuovo Gokuza buffato. Sì, manca un supporto, anche se Gokuza post buff da qualcosina e magari non hai un endurance di MP come terzo, però chi lo sa, magari hanno persino un endurance allo Zenkai Goku 3 estinto. Secondo me come lineup ha davvero tanto tanto potenziale, considerando anche l'ottime bench. Vi ricordo che Gokuza prenderà un ulteriore Zenkai bench da Goku 3 estinto, quindi potrà essere triplamente Zenkai benchiato post buff, e sappiamo che dopo il buff saranno davvero assurdi. Quindi ragazzi, alla fine non sono così tanto spaventato da questo Goku 3 estinto. Secondo me non shafteranno, faranno qualcosa di forte, magari non meta breaker assurdo, però forte. Sono sicuro che come tutte le altre LF Zenkai, dopo un po' questo personaggio avrà il suo meta e sarà sicuramente giocato. Io vi saluto, non ci vediamo purtroppo oggi live, finché non mi passa la febbre salto perché sto davvero a pezzi, però spero di vederci domani con un prossimo video.